Buongiorno e benvenuti all'abitacolo in versione semi-estiva, ma proprio in quest'estate, come capita spesso nel mese di agosto, è scoppiato un caso in tutta Europa. Lo sapete, quello delle uova al fipronil, un pesticida che viene usato talvolta per disinfestare i pollai, talvolta addirittura le uova, ma che sarebbe vietato dalla legge nella maggior parte dei paesi in cui è stato usato e che è ovviamente dannoso per la salute umana. Scoppia all'inizio d'agosto il caso, scoppia in Europa e la prima reazione del governo italiano è per bocca del ministro della salute Beatrice Lorenzin. È il 7 agosto 2017. Cosa dice la Lorenzin? Tranquilli in Italia, quelle uova non ci sono. Passano 4 giorni e la Commissione europea corregge la Lorenzin. Attenzione, le uova al fipronil sono state distribuite in una serie di paesi europei, tra cui c'è anche l'Italia. Il ministro della salute, invece di dire adesso accerteremo, vedremo se ha ragione la Commissione europea, no, risponde piccato e rassicura ancora una volta gli italiani. Abbiamo già fatto controlli dal 31 luglio, addirittura prima che scoppiasse il caso. Non ci sono casi in Italia. Passa un giorno, il 12 agosto, primo mattino, interviene anche la Confagri, che è la Confederazione degli Agricoltori Italiani, e dice la stessa cosa che dice la Lorenzin: le uova italiane sono tutte sicure. Se mai ne è arrivata qualcuna in Italia, quella proviene da allevamenti di altri paesi. Quindi, siccome in Italia c'è la tracciabilità, lo ripetono molti deputati del PD, potete star tranquilli perché sappiamo che quelle uova, venendo dall'Italia, sono sicuramente esenti da fipronil. Passano poche ore e viene comunicato il fermo cautelativo di 3 lotti di uova in Emilia-Romagna. Sono uova italiane. Ma la Lorenzin, quello stesso giorno, quasi in contemporanea, ribadisce: le uova italiane sono tutte sicure, abbiamo fatto controlli meticolosi. Passano altri 8 giorni e a Milano, il 21 agosto, viene sequestrata una partita di omelette. Sembra dar ragione alla Lorenzin, quelle omelette provengono dalla Germania, ma sono distribuite nei supermercati italiani. Ma lo stesso giorno vengono trovate le prime uova italiane, sicuramente contaminate. Ci sono 2 casi in un'azienda di imballaggio delle Marche e in un pastificio del Lazio. Il 22 agosto vengono trovati, saltano fuori altri 2 casi di uova contaminate in Campania, quelle uova che quelle italiane, figuriamoci, ce l'ha detto il governo, ce l'ha detto la Lorenzin, impossibile che vengano contaminate. Però si dice che i controlli sono stati molti di più, che percentualmente quelle uova trovate sono poca cosa. Arriviamo al 23 agosto, a questo punto sono in asse a comunicare il lavoro che hanno fatto e ci dicono che hanno sequestrato 6.000 uova e 12.000 galline. Ad Ancona e a Vetralla, in provincia di Viterbo, addirittura 53.000 uova contaminate destinate al consumo umano e 32.000 destinate al consumo animale. Salta fuori che tutte le uova contaminate italiane finora sequestrate sono 91.000 chili, quelle che non ci sono, non esistevano. Allora il tema è che ovviamente il Ministero della Salute può pensare che non ci sia nessuno in Italia che violi la normativa e usi pesticidi quando è vietato farlo. Ma siccome adesso si sta già cominciando a dire che il fipronil non è così dannoso, ci stanno già dicendo, sì, in effetti le abbiamo beccate queste uova italiane, ma il fipronil ci vogliono 7 uova al giorno e chi le mangia perché sia dannoso per la salute umana, io temo che anche questa informazione sia dello stesso stampo di quelle che ci davano quando negavano che le uova italiane fossero contaminate dal pesticida. Tra poco ci diranno pure che forse un po' di fipronil al giorno fa anche bene alla salute. Ecco, prima di compiere questo passo fermiamo il Ministero della Salute e portiamolo alle responsabilità che deve avere, che sono innanzitutto quelle della chiarezza e della verità. Certo che se il politico che racconta balle, che vengono poi scoperte nel giro di poco, è il ministro della salute, lo stesso che ti dice che alcune cose fanno bene, altre cose sono importantissime per la salute, beh, ti viene da dubitare anche su molti altri casi. Arrivederci.